cosa è successo una volta usciti dal villaggio, quando vi siete rivisti per la prima volta? Ci siamo rivisti per la prima volta 2 giorni dopo. Io sono sceso insieme ai miei genitori per chiarirci, insomma. Allora, praticamente dopo appunto 2 giorni i suoi genitori sono venuti a fare una grigliata a casa con i genitori perché abbiamo ritenuto di doverci trovare tutti insieme con anche le nostre famiglie per chiarire tutto il casino che era successo. Io devo dire che i genitori di Ruben sono stati 2 persone fantastiche perché soprattutto il papà che mi vede un po' come la sua, che mi vede un po' come la sua figlia femmina, che mi ha abbracciata e si è commosso insieme a me, perché ha capito il casino che era successo, e devo dire che i genitori di Ruben sono 2 genitori fantastici che mi trattano come una figlia e hanno capito tutta la situazione. Ovviamente è stato un periodo difficile per me lui. Diciamo che l'ho perdonata, l'avevo già perdonata durante il confronto che abbiamo avuto in piscina durante la trasmissione. Tornati, non è che eravamo proprio insieme, abbiamo dovuto passare qualche giorno, anche una settimana, per chiarirci, spiegarci. Dopo aver sentito le sue frasi, dopo aver fatto questi 20 giorni, avevo bisogno di una settimana in più a casa per, diciamo, smaltire. Per me non è stato facile anche insomma, far capire a Ruben quello che davvero provo per lui e quello che ho sempre provato in questi 2 anni e mezzo. Allora, io e Ruben siamo entrati lì in crisi. Io lì sono scoppiata, sono esaurita, le cose sono comunque uscite dalla mia bocca e io ho sbagliato. Cioè, un futuro utopico intendevo dire un futuro felice, ma non felice solo sotto il punto di vista economico. La frase dell'amore, io ho sbagliato perché ho esagerato, piangevo, ero sclerata, ho esasperato una situazione che tra l'altro è successa soltanto una volta, ma era successo perché io e lui avevamo appena litigato, ma è successo solo una volta perché io e Ruben a livello intimo ci troviamo molto d'accordo, è una cosa che tra l'altro ci ha sempre tenuti molto uniti, fisicamente siamo sempre stati molto attratti. Quindi anche lì ho sbagliato il modo e l'esagerazione. E quello che ha detto lei, state forti sì, ma posso dirti che lei è una ragazza davvero speciale, adesso sto andando oltre, in quel contesto ero incazzato nero. I miei genitori sono stati malissimo, perché oltre ai genitori di Ruben, ovviamente che hanno visto me dire quelle cose, ma anche i miei genitori sono da considerare che sono i genitori di quella persona che non solo ha fatto una grandissima figuraccia, ma che li ha delusi. E loro, i miei genitori, erano al mare, erano a Formentera, hanno preso un aereo, sono tornati subito a casa, sono stati male, non riuscivano a tornare al lavoro e per colpa mia. Mi sono fatta un pochino trascinare dal contesto, io lì dentro, credimi, ero confusa, avevo delle crisi, avevo continuamente sbalzi d'umore. Non si è visto, per esempio, che la sera io davo sempre il bacino al nostro peluche, non si è visto che una serata karaoke avevo preso il microfono e avevo detto Ruben ti amo. Da me Ruben mancava. Se sono stata 2 anni e mezzo con Ruben è perché qualcosa ci lega. Incapacità di stare da solo o no, sì, forse io senza Ruben non riesco a stare. Stare insieme adesso ti assicuro che è stata la scelta più difficile per entrambi. Me perché nella puntata di ieri sono stata ridicola forse a dire lo amo da morire dopo che è stato visto il pezzo in cui dicevo del pollo. Cioè per Ruben che da idolo adesso poverino si sta prendendo tutti gli insulti per essere tornato con la belva cattiva. Così facendo, sto passando per lo zerbino che ne nemmeno sono. Ho solo dato una seconda possibilità alla donna che amo e con cui voglio stare. Non c'è niente di male dare una seconda possibilità a una persona. Non ci sono né vittime né carnefici, io forse sono stata vittima di me stessa. Cioè, non ho mai tradito manco un'amica in vita mia, ho avuto 2 fidanzati in croce, zoccola di che. Posso dire un'ultima cosa? Io vengo da una famiglia umilissima che mi ha dato un'educazione molto semplice e che volere un futuro felice non era legato a una felicità che tutti penso che nella loro vita sognano e cercano, Certo. non era legato a un aspetto economico. Quella frase, Voglio un futuro top. sentita dopo l'azienda può far intendere quella cosa, ma presa singolarmente, come tra l'altro era, perché stavo parlando in un altro momento, non era collegata al fatto che il moroso della mia amica l'azienda. Quindi oggi immaginate un futuro insieme o siete ancora in fase di rodaggio? Io sì, io lo spero tanto. Tu, Ruben? Anche.
Non sei arrabbiato, insomma, non la stai più mettendo alla prova oggi, l'hai perdonata seriamente? No, 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 l'ho perdonata e voglio costruire una nuova vita insieme a lei.